Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati qui su The Binding of Isaac Repentance. Episodio precedente abbiamo fatto, come si può anche vedere dal menu 2, abbiamo provato a fare delle run con Tainted Lost, che onestamente mi ha anche divertito parecchio. Però non siamo qui per giocare ad un personaggio normale, ma bensì una challenge. Ho chiesto su Discord, sul server Discord, quale challenge fare e se non siete ancora sul server Discord vi consiglio di partecipare ed entrare perché ci si diverte. Quello che appunto è stato scelto è stata la challenge 44 Red Redemption. Let's go. Ok, come sospettavo, si gioca con Tainted Jacob 0Q83LPZN, quindi dovrei sbrigare. Ok. Ok. Krampus. Ok. Help. Perché c'è un Krampus qui? Posso saperlo? Cioè, prima stanza che faccio c'è Krampus. Almeno spero che arrivi. Aspetta, però non ho. Non c'ho neanche la roba. Raga, non c'ho la roba. Come si chiama? Oh, gira. Dall'altra parte. Ok. Non so di che challenge si tratti, però sono riuscito a ucciderlo. Lamp of Coal, ok. Pog. Noto che ho Red Key come oggetto qui sotto, che è interessante, possiamo dire. Ok, quindi non so come funziona questo. Ho usato Algis per sbaglio, whoops. RIP, oggetto, carta decente, runa decente. Ok, continuo ad esplorare. No, noto che non si sta ricaricando, che ha tipo delle funzionalità un po' diverse. Ok, no, la chiave normale. Cosa? Dobbiamo raggiungere Mother? Ok, è un processo un po' lungo, ma si può fare. Ok, lì c'è una. Quelle due porte sono aperte o sbaglio? Eh già. Ok. Sono molto confuso, ma va bene. Qua c'è un item room. Con due oggetti piuttosto schifosi. Infatti, è più fora, I guess. Anche se anche questo non è un oggetto grandioso. Ok, può tornare utile in alcune situazioni, ma diciamo che è un po'. Continua anche a cambiare musica per qualche motivo. Ok, qui non abbiamo più niente. Proviamo a salire sopra. Inoltre, siamo Tainted Jacob, ma non vedo Tainted Esau. Ok, qua c'è uno shop. Va bene. Oh, bel colpo. Ok, è una challenge strana a dir poco, devo essere sincero. Ok, facciamo esplodere questo, magari otteniamo. Nice. Sarebbe bello ottenere un altro po' di roba. Però in verità non so se mi torna utile. Vabbè, comunque, molto strano per il momento. Direi di andare avanti con la red key. Tipo di qui. Ok. Oh, nice, buono, buono. Anche un soul art che potrebbe tornarci utile. Ok, la downpour. Ok, non sto capendo esattamente che cosa sta succedendo, ma va bene. Fermatemessis. Ok, andrei sempre dritto. Confuso, ma. Ok, amnesia forse è tipo
non ho una buona cosa da ottenere in questa partita. Non so, ma ho la vaga impressione che sapere dove ci troviamo è piuttosto importante. Tintedrock. Ok. Una bomba gratis alla fine. Ok, siamo tornati di nuovo nel percorso. Sembra normale. Alright. Porca miseria, mi hai colpito proprio bene. Il fatto che poi non abbiamo neanche anima sola un po' mi preoccupa, devo essere sincero. Ora siamo qui, va bene. Appunto, dire che sono confuso, diciamo che sminuisce un po' il tutto. Anzi, sono estremamente confuso. Oh, c'è un boss. Ok. Quindi cos'è? Devo scendere, immagino. Ok, qui abbiamo anche la charged key. Questa è una stanza molto antipatica. Però lo uso lo stesso, questo tanto ora si ricarica. Quanti bei ragnetti. Però abbiamo già ottenuto Lamp of Coal, che onestamente è un oggetto piuttosto buono. Non, negli ultimi. Cioè, dato che da un sacco con l'incontro Krampus, ottenere Lamp of Coal è diventata più o meno una rarità. Quindi, però comunque è sempre interessante. Oltre, Epifora ci sta dando una mano. Ok. E mi chiedo se ci sono secret room in sta run. Dannazione poi ad Amnesia che non ci aiuta. Ma poi scusa. Che strana posizione per un boss. Con due porte. Vabbè, almeno il boss è easy. Oh, c'è anche una Tintedrop, nice. Intanto spariamo al bimbo. Perfetto. Si scende, immagino. Intanto questo è anche un oggetto buono. Credo che si scende. Onestamente, però, andiamo sempre dritti. Perché sono curioso di vedere un po' come fun... Ah, dannazione. Come funziona questa red key. E se magari riesco ad ottenere un paio di oggetti extra nel frattempo. Ok, nice. Manchi solo tu, amico. Grazie per la chiave extra. Ok, quello non è che mi interessi molto. Ok, qui non c'è nulla. Secret room? No. Ok, andiamo a destra. Qua dove mi porta? Ah, sempre qui, giusto. Ok, very nice. Very nice. Mate. Ok, un altro bordo. Very nice. Mi piace comunque. No, è divertente questa challenge. Anche se non capisco perché si usa Tainted Jacob. Aspetta, non è che per caso mi spawna dopo però molto tempo, più che quei minutini. Cioè, tipo il minutino classico. Non lo so, onestamente. Ok, ci abbiamo anche una bella simpatica cacchina. Intanto li demolisco tutti. Aha. Okay, qui mi sa che si ritorna nella retta via. Sembra proprio di sì. Oh, invece. Cioè, sì, si torna, però non era esattamente quello che mi aspettavo. Ok, qui si torna senza nemici. Buona sapersi. Ok, ci mancano ancora un paio di cariche prima di esaurire completamente la carica di Red Key. Ancora credo una carica e poi that's it. Lo
Lo sapevo. Scappa. Anzi. Cursorum. Spero sia stata non una cattiva idea. Pillola. Ok. Quindi. Ok, speed up. Onestamente ne valsa la pena. Un cuore e scappare da sto tizio per anche un leggero speed up, secondo me ne valsa la pena. Oh oh. Ok, ciao amico. E con amico dico scappo. Help. Ok, posto. Tecnicamente, credo. Ok, è scomparso. Abbiamo capito però più o meno come funziona questa challenge. Quindi dobbiamo trovare la boss room prima di esaurire la red key. Ok, capisco da dove viene anche la scelta di usare Tainted Jacob. Inoltre, meno male che abbiamo già sbloccato Amnesia. Cioè, trovato Amnesia e... ok, si può anche scendere, non ho visto. Vabbè, ormai ho usato la carica. E dato che poi inoltre dobbiamo anche sconfiggere Mother, sarà divertente sperare di trovare boss rooms. Cioè, scusate, non boss rooms, volevo dire l'altra roba. Ok. Dato che non ho famigli, potrei anche un attimo aspettare. Ok, qua, ahimè, abbiamo trovato un vicolo cieco. Non è andato. Molto bene. È una challenge strana, ma sembra divertente, in fin dei conti. Vediamo se abbiamo un po' di fortuna in queste ceste. Oh, un luck up. Letteralmente c'è un po' di fortuna. Ok, nulla. Attenzione, questi qui simpatici che si teletrasportano. Questo immagino sia il bordo. Sì, era il bordo. Aspetta, Kane's Eye. Questo è molto buono, ora che ci penso. Molto di più rispetto a Judas Tang. Perché questo ci permette alcune volte di vedere la mappa completa, che diciamo è piuttosto essenziale con questo personaggio. Almeno in mi opinion. Perfetto. Anche una bombetta extra. Comunque abbiamo già trovato i bordi. Ora bisogna ovviamente trovare il restante della mappa. La parte direi mancante. E passiamo per di qui giù. Ok. Ok, nice. Not nice. E vediamo cosa otteniamo qui al centro. Troll bomb. Ma no. Ma anche no. Passa per di qua. È vero che subiamo... Ok, siamo comunque qui. Ecco da dove veniva la musica. Avevo un attimo un vuoto di memoria per dove si ascoltava questa traccia, ma ovviamente sono le miniere. Ok, non siamo più nelle miniere. Qua posso però vedere cosa c'è qui dentro. Ok, già ne è valsa la pena per un bel Algis. Vediamo cosa ci offre questo. Vediamo. Ok, i soldi. Si accettano i soldi. Andiamo giù. Non usiamo Algis per sbaglio. Mi chiedo anche che cosa succede se non trovo... Se non trovo la boss room con le cariche di red key. Ok, piazza la bombetta. Avere due di fortuna non ci ha aiutato molto, però vabbè. Vai giù. Scusa. Pulsante. Oh, non è che dovevo prendere anche il pezzo di chiave prima? No, spero che non sia tipo bloccato dal poter completare la run. Perché non ho preso il primo pezzo di chiave? Che questa stanza non mi piace.
Ok, però se sto bello in posizione, loro non mi sparano direttamente. Ok, abbiamo quasi consumato la chiave e non ho ancora trovato la destinazione giusta. Mi sa di che ho avuto solo fortuna prima. Ok. Spezza la bombetta. Oh, bello, anche un paio di soldi extra. Involontari, ma li accetto. Ok, abbiamo trovato la direzione. Brave mosche, aiutatemi. E anche una runa. Beccano, si usa subito. E pillola anche. La cap, nice. Alright, alright. Vicolo cieco, ma almeno abbiamo trovato l'item room. Va bene. C'è qualche connessione. No, non c'è proprio nessuna connessione. Che però il Mysterious Liquid è buono. Speriamo di trovare. Ok, sembra che comunque Kane's Adderai non abbia ancora proccato. Cioè, mi fa un attimo. Bel colpo. Oh, questa è una cacca nera. Yes. Oh, Bonehart. Nice. Range down, peccato. Brutta stanza, ma meno male che abbiamo almeno Mysterious Liquid. Ok, questa challenge durerà più del previsto, mi sa. Judgment, ok. Offrimi qualcosa di succoso, amico. Questo non lo è. Avanti. Una pillola. Usiamo Algis qui. Avrei dovuto usarlo prima, onestamente. Infatti. Vabbè, almeno abbiamo ottenuto un buon oggetto in cambio. Ho paura inoltre che tra poco. Sì, alla prossima carica. Cioè, al prossimo utilizzo. Avremo un simpatico ISO. Yeee. Non ho neanche il coso per potermene liberare facilmente. Questo sarà non divertente. Aiuto. Hello, my friend. Posso usarlo? Sì, posso usarlo anche se scarico. Diciamo che la carica è più un timer. Più che altro. Help. I need help. Somebody help me. Non voglio diventare Spooky the Lost carica, va bene. Soldo, soldo, quello lo voglio. Il resto può essere rirollato. Una carta, nice. The Sun, mi aiuterai, vero? Sì, mi ha aiutato, fantastico. Ehi, però lì c'è. Ok, allora facciamo innanzitutto una cosa. Un po' un peccato averlo usato adesso, The Sun, vista le circostanze. Pip, ok. Help me. Dai, tenta di so. Annato, tenta di so. Tocca il tizio, porca miseria. Help. E no, è però divertente. Aiuto. Non dico che è divertente subito. Aia. Ok, Mysterious Liquid sta un po' aiutando. Perfetto, grande. Batti il 5. Anzi, non batte il 5, altrimenti mi trasformo. Ok. Veloce. Quindi, strada più comoda è per di qua. Help. Bello Black Candle. Black Rune. Ecco. Shot speed down, no thanks. Ok, vai di qui. Scusa? Ne è spawnato un altro? Ok, questo non era nei piani. Perché ci sono due tente di so. Ok, it's time to escape. Però ormai. Oh no. Eternal Heart sarà utile.
forse. Ovviamente. 9 lives non sarebbe male, in effetti, tutto sommato. Ok, ho anche una chiave stupida. Help. Ne è valsa la pena? Yes. Dan e fortuna, ciao. Ok, it's time to go do the Mario. Swing your arms from side to side. Inoltre questi due si fanno da soli male. E non so se è una cosa positiva o meno. Quella era una trappola, dannazione. Ok. Help. Help. It's time to escape. It's time to escape. Papapero. Ok. Uff. Due. Ok, quindi vuol dire che bisogna essere un po' più veloci. Oh, ciao. Perché sei qui? Perché sei qui, amico? Meno male che Ken Sadarai ci ha dato una mano. Oh oh. Questo sì che è un problema. Ma mi prendi in giro, gioco? Entrambi buoni oggetti. Forse Rotten Tomato è meglio. Ok, innanzitutto... Cavolo, siamo un po' in una situazione di schifo. Droppiamo questa pillola, innanzitutto. Teniamoci almeno, ovviamente, Kensai. Ok. Potrebbe essere la fine della run, e invece no, perché sono un figo. Ok. Qui al sicuro. Perfetto. Inoltre Rotten Tomato è un buon oggetto, quindi sono felice di averlo preso. Capricorn, anche quello non era male. Ok. Ora abbiamo almeno aperto il percorso. Direi di andare a visitare l'altra item room. Prendo The Fool, che può tornarci utile. Ok. Red key. Essere The Lost è brutto. Questa stanza è orribile. Aiuto. Ok, almeno si spara una vicenda. Manchi solo tu, amico. C'è un'altra Tainted School. Ok. Distruggi questo in caso di errori madornali. Vai subito via. No. Shop è troppo lontano, onestamente. Vabbè, direi che posso prendere Little Gish, però... Inoltre facciamo questo percorso, che è stata una buona idea. Ok. Giochiamo un po' la... Questa, magari se mi dai qualcosa diverso da monete. Ok, pillola. Fan bagno. Soldini, sempre accetti. Please, gioco. Offrimi qualcosa di buono. A meno che non mi dai una moneta migliore, non è che sia un grande scambio. Ho bisogno di qualunque altra cosa. Ok. Persa, ma vabbè. Persa in questa situazione. Vabbè, esplodi. Non ho bombe. Non ho detto. Ok, boss fight. Dato che siamo qui, credo che sia Mother. Mother. Mom. Che non... Non vedo l'ora di affrontare. Magari aspetto un attimo. Faccio che proccare un po' Epifora. Ok. Questo credo che sia il massimo. Ok, The Pile, che anche questo è spaventoso, ma dato che vola un po' meno,
Anche se quelle ossa un po' mi spaventano, il fatto di non averlo combattuto molto spesso, anche quello fa, è un po' spooky. Tipo, ecco, e mi ha colpito, porca miseria. Riproviamo. Era una buona run, però almeno ora sappiamo che challenge abbiamo davanti. Un Blackheart l'apprezzo. E the pile of shit. Comunque, questo challenge risulterà problematica. Spero di completarla il prima possibile, nonostante l'idea sia interessante. Ok, quindi di sicuro, tipo, l'idea migliore sarebbe un blank card plus the sun. Quella secondo me è tipo la scelta migliore possibile. Ovviamente ottenerli è un altro discorso. Questa stanza non la voglio fare, posso fare tipo così e poi così? Yes, posso. Ok, questa è un'altra stanza brutta, però vabbè. Ok. Maledetto chi mi ha consigliato questa challenge su Discord, onestamente. Ok, lo shop non ci aiuta molto, ahimè. Però vediamo cosa ci offre. Potrebbe tornare utile. Direi magari se riesco di prenderla. Inoltre sono felice di aver trovato la zona giusta. O almeno si spera sia quella giusta. Quindi a quanto pare sono tutti Curse of the Excel. Oh, anche Curse of the Maze, che fastidio. Oh. Simpatia. Non ho voglia di fare questa stanza noiosa. Prendiamoci anche la pillola, che è un power pill, va bene. E inoltre, ahimè, stanza, cioè, direzione sbagliata. Proviamo lo stesso in questa direzione. Ok, tu dove credi di andare? Cosa mi spawni? I ragni dietro. Che inoltre si sta piano piano anche ricaricando la chiave grazie a 4.5 volt. Ok, ciao Grid. Mi manca, onestamente mi manca Epifora. Era un po' utile. In verità mi manca il mio DPS punto, che era non male. Perché onestamente il DPS che abbiamo è piuttosto schifoso. Avessi almeno delle bombe o qualcosa del genere, poteva aiutare. Vabbè. Oh, Steam Sale. Questo è buono. Andiamo sempre su. Krampus di nuovo. Onestamente, se mi desse l'altro oggetto, Krampus Head, lo prenderei più di più rispetto a il semplice Deadski. Ok. Ok, no, Lamp of Call. Lo accetto lo stesso. Due mini boss di fila. Almeno ora abbiamo un po' più di DPS. Abbiamo anche raggiunto il bordo, a quanto pare. Sarebbe il caso ora di ritrovare la strada giusta. Mi piace questa stanza, ma... Ok, anche un Bonheart, nice. Adesso Clubs. Non avrei dovuto usarlo lì. Sono ancora della pensiero, della mentalità del... Le chest vengono considerate per come consumabili per terra, ma non lo è più. Non è più così. Bella questa Curse Room. Bella, bella. Infested Retrovision. Ok, non mi aiuti. Oh, patto con il diavolo. Ok, prenderò volentieri Ocular Rift.
l'altro invece non serve, quindi non lo tengo. Ovviamente retrovision dà fastidio, quindi per favore disattivati. Ok, grazie. Mi vuole bene il gioco, mi ascolta. Ascolta le mie esigenze. Ok, very nice. Andiamo qui sopra. No, ok, Guppy's Tail va bene. Passiamo per di qui. Ok, una secret room. Non ho bombe. E adesso parte il divertimento. Sì, mi conviene aprirne un altro qui. Ciao. Aspetta. Sono curioso di una cosa. So che potrebbe essere una cattiva idea. Ma siamo amici, vero? Del tipo talmente amici da... Posso sacrificarti? Dannato, non l'ha beccato. Ok, perfetto però. Ok, schifoso, ma... Non lo posso usare, peccato. Però lo terrei in ogni caso, anche perché ho già speso un sacco di cuori per l'acquisto, quindi mi sembra uno spreco. Perfetto. Mi dovresti anche droppare delle chiavi dalle chest. Ok, non c'è nulla. Oh, questa è una bruttissima stanza. Ok. Help. Una stanza orribile. Bastardo. Vabbè, almeno ne siamo usciti pressoché indenni. Help. Vai qui. Oh no, ne è spawnato un secondo. Oh oh. Aiuto. Vabbè. Ok. Help. Spero che sia al massimo due di tainted souls che possono spawnare, altrimenti potremmo trovarci in un piccolo dilemma. Ok. Help. Police, help. La cap, non mi sento affatto fortunato, anzi, terror up sarebbe... Ok, questa è una buona stanza, ma... Buon problema, qui invece ho un oggetto orribile, fantastico, però sono ritornato nella direzione giusta. Piazzo una bomba, basta, ok, sono riuscito a... ad aprirlo lo stesso, ok, aiuto, aiuto, aiuto. Ok, vai qui. Help, ok, grazie. Dai, possiamo lavorare come team, non mi trovate? Ok, chiave. Aiuto. È divertente fare il... Oh, ok, entrambi sono morti. Non è un grosso problema. Punto interrogativo. Innanzitutto posso fare questo. Book of Secrets, in effetti... Wow, non ha aiutato. Perfetto. Rimaniamo con l'altare. Ok, quindi immagino si trovi in direzione completamente opposta. Sembra che non stiano spawnando altri tizi, quindi... Oh, attenzione a questi. O almeno spero non ne spawnino altri, perché altrimenti anche appunto diventerebbe un bel problema. Ok, Bookworm aiuta. Ace of Hearts. L'ho sprecato. GG. Ok. Ok, abbiamo trovato la strada. Bene, bene. Ehi.
Mosche, porca miseria. Si riprova. Che miseria. Ok, strada trovata, item room presa, pog ottenuto. That's pretty poggers. Oh, ok, partiamo con uno sprint decente. Oh, nice, ti ho visto. Spero di trovare un'altra bomba il prima possibile. Questo buon trinket. Avete visto con che stile sono riuscito a prendere quel trinket. Soulart, GG. Abbiamo trovato già il boss room. Ok, questo probabilmente sarà un video lungo. Quindi tenetevi forte, ragazzi. Facciamo che affrontare subito il boss. Ok, probabilmente il peggior boss, ma meno male che non siamo The Lost e abbiamo range. E meno male che possono colpirsi da soli. Abbiamo ottenuto anche un damage up. Molto bene. Molto very nice. Ok, abbiamo anche chiavi infinite. Bene, bene. Sono... Questo personaggio dà l'aria proprio di essere un peso. Già di suo. Però, devo essere sincero, mi sto divertendo con questa challenge. Quindi, anche se odio il fatto di essere morto due volte... Perché vuol dire che toglie tempo. Oh, nice. Ok, andiamo a prenderci la Super Tinted Rock. Che si trovava qui... No, al prossimo. Qui. Eccoti qui. Oh, very nice. Molto, molto figo. È un po' un problema con la fuga da eventuali... Tainted Issues al plurale. Che detto questo, spero che sia solo in questa challenge che ne possono spawnare di più, perché altrimenti sarebbe un po' un problema. Ok, ora sarebbe bello avere un qualche genere di mapping per trovare l'altra secret... l'altra... Ok. Amici. My friend. We are friends, right? This is not friend how friendship looks like. We are friends, please. We are not friends anymore. Ok, abbiamo uno di salute, ma visto il nostro DPS non mi preoccupa. Ok, mi preoccupo, mi sto preoccupando. Le ultime parole famose. Porca miseria, ma è crudele il gioco. Ok, ora sono a posto. Fintanto che non entriamo, non torniamo in downpour, mi sento a mio agio. Ok, buono, buono. Boost. Smettila di portarmi a downpour. Gioco. Ok, troll bomb, very funny. No. Quello, quel tizio. Inoltre siamo a Dross, porca miseria. Non mi piacciono poi i percorsi alternativi, non so se si è capito. Ok. Andiamo qua. Ah, very funny. Abbiamo trovato la seconda item room, direi che possiamo scendere. Vorrei sfruttare il più possibile, però, questo arnese.
Quindi magari anche adesso troviamo un patto con il diavolo, qualcosa del genere, sarebbe carino. Ho un arcade. Esplodi prima tu. L'ho fatto bene, poi esplodi tu. E dannazione, avrei potuto spingerlo con un po' più di forza. Ci mancano poche cariche. Pensate se riesco a trovare la red key standard. Ok, ho visto anche una tinted rock, quindi bomba, please. Questa non è una bomba. Vabbè, direi che possiamo provare l'ultima carica e scappare. Oh, meno male che mi ha... Ok, meno male che mi ha trasportato in una porta sensata. Ok, perché sei spawnato lì, signore? Vabbè, siamo a posto però. Goodbye, sayonara, bitch. Ok. Bella prima stanza, almeno non ci sono nemici. Ok. Un bel tears up non farebbe male, onestamente. Oh, inoltre siamo entrati nella... nel percorso giusto. Makes me happy. Magari già col boss. No, per un item room. Va bene. Accetto lo stesso. Già che ci sono... uso già anche la carica così non devo spendere una chiave. Vediamo cosa c'è qui. Non è molto utile nella nostra situazione. Quindi magari se riusciamo... ad ottenere un qualche genere di reroll sarebbe sicuramente apprezzato. Come hai fatto? Inoltre noto che non c'è un patto con gli angeli da ottenere, ma potevo immaginarlo anche perché con la red key già a disposizione non ce n'è esattamente il bisogno. Inoltre avrei più bisogno di bombe che altro. Sei simpatico, gioco. Bello, bello. Speed up. Ora abbiamo una velocità decente. Chiave d'oro. Moneta d'oro. Ricordiamoci che siamo morti in questo piano. In verità non quello successivo, ma per altre ragioni. Ok, HP up lo accetto. Aia. Aia. Un bel cuore rosso anche adesso non sarebbe male. Puoi anche non darmi nulla. Va bene così. Praticamente stiamo giocando a battaglia navale, però con un alto tasso di morte. Quindi una battaglia navale vera. Lol. Spero di trovare la direzione giusta prima dello scadere della chiave. Ok, questo non aiuta. Soprattutto se tu gioco non mi dai roba decente. Ok, un'altra chiave, vabbè, è meglio che nulla, ma... avanti, gioco, so che puoi fare di meglio. Ancora nulla, Siamo quasi già alla fine della carica, quindi non siamo messi benissimo. Soprattutto dato che poi dovremo anche affrontare un boss. Se diventiamo dell'os... tu sei big boy. You are very big boy. Lontano da me, signor big boy. Guarda che rocce possenti. Ok. Salute, bombe. Cosa del genere mi servirebbero? Scendiamo. O l'item room, qualcosa, insomma. Anche perché... allora, salute, bombe, boss room sono le
e item room, le quattro cose che servirebbero. Anche lo shop. Ok. Tears up, ottimo. Ancora niente, un altro tears up, buono. Divertiamoci. Sembra comunque che spawnino al massimo due. No, no, ecco, direzione giusta. Bene. O forse no. Vediamo. Ok. Mystery Sack è decente. Direzione errata. Andiamo qui magari. No. Nisba proprio. Va bene. Passiamo per di qua. Poi vai giù, distruggi uno, distruggi due. C'è un odore strano. No, ok, è fuori. Tipo, nah, non lo so. Che bello correre. No, pensavo fosse già morto, ero un attimo sorpreso. Puberty, va bene. Ed ecco il secondo. Boss, please. Yes. Oh. Esplodo, va bene. Non ho subito danno in qualche modo magico. Ok. Ok, Big Horn. Non sei difficile. Un po' imprevedibile, ma accetto l'imprevedibilità. Oh, parlando di imprevedibilità. Aiuto. Ok, ora non accetto più la imprevedibilità di questo tizio. Aiuto. Ok, buco. Vai. Very nice. Mi va bene anche se muore qualcuno di questi. Ok, spawnato tre sfere del drago. Spostati. Ok, morto. Perfetto. Entrambi sono morti. Wow. Ok. Scendiamo. Non voglio rischi. Potrei tornare per quell'item solo per averlo, ma evitiamo di rischiare. Oh, fantastico. Già il percorso ipoteticamente giusto. Ma vieni. That's pretty pog. Andiamo qui prima. Soldi. Anche una carica. Buono, buono. Mi sembra anche di essere piuttosto in alto. Oh, ma vieni. Ma vieni. Ok, stanza un po' spooky, ma neanche troppo. Uso una bomba volentieri. Ora. Andiamo, esploriamo, direi. Ora che sappiamo di essere al sicuro, possiamo esplorare un bel po'. Tanto ora non spawnerà nessun simpatico tentadiso. Ok. Sono molto più tranquilla adesso. Era un po' teso. Però adesso sicuramente di meno. Very nice. Grazie, Mystery Sack. Mystery Sack, best girl. Cosa pensavi di fare, signorina? Inoltre abbiamo trovato un. No, come ho detto, ho visto male. Spades, possiamo tenercelo per il momento. Ok, come non detto, lo usiamo adesso. The Sun. Mi verrebbe voglia di usarlo immediatamente, ma diciamo che tenercelo per il prossimo percorso. Aia, è colpa mia. Avrei dovuto prevedere un po' i movimenti e cercare di fuggire, però è andata così.
no, grazie. Ok, tu già sei un po' interessante, amico. Tu potresti offrirmi qualcosa di molto figo. Non mi hai dato la cosa figa subito, ma... Come on. We are friends, please. Ok, facciamo esplodere lui. Ok. Yeah, we are friends. We are best friends forever. Ok. Monetine. Nice. Ace of Diamonds è diventato estremamente OP. O qualunque Ace è diventato estremamente OP. Proviamo a tornare qui dietro. Magari nella speranza di ottenere vicino alla boss room. No, innanzitutto un percorso alternativo, che secondo me potrà sicuramente tornarci utile. Ok. Oh, un bel po' di roba. Andiamo prima qui. Eccola la seconda item room. Peccato per... No, oh, ahia. Peccato per non aver trovato lo shop, ma... Vieni qui. Vabbè. Volevo ucciderlo con l'esplosione. Oh, buono, buono. Uno speed down, che è un po' un peccato, ma è un po' un downgrade, ma... Il damage up... Aiuta. Direi di affrontare il boss. The Cage. Va bene. Fintanto che ci sono questi qui, il problema diventa un po' più fattibile da gestire. Aia. Bella questa. You are very funny. Non mi ricordo... Ah sì, è vero, ovviamente si vede anche cosa fa la versione verde. È quello che lascia schifo per terra. Ok. Decente. Ok, Iera, questo cos'è? Verità, aspetta, Iera, bam. Ahaha, I'm a genius. I'm a genius man. Guardate un po' cosa mi stavo per perdere. Facciamo un saltino per di qua. Una crawl space. Ok, questa è una stanza strana. Sì. Non è fantastico Spider-Bot, però... Leggermente meglio rispetto a quello che avevamo, davvero la Dead Ski. La Dead Ski è utile, ma almeno questo è un po' più di. Un po' più di danno, un po' più anche di crowd control. Vediamo cosa abbiamo qui. Guillotine, onestamente a me piace Guillotine. Guardate, un bel tier up e un bel damage up. Ok. Posso usare ben uno. Perfetto, sì, è un po' disorienta un po', soprattutto dato che da un bel po' di tempo che non lo prendo. Però ci si fa l'abitudine. Ok. Questa run sta andando molto bene, mi fa felice. Belli rallentati, anche con un po' di danno inflitto. Ok, anche se il rallentare non è che sia stato fantastico, ma vabbè. Non si può essere sempre felici. Ok, inoltre lo shop è molto vicino. Very good. Vediamo cosa ci offre questo shop. Inoltre, ora che ci penso, siamo immuni alle esplosioni. Ci ho fatto caso solo adesso. Yeah, prendo entrambi. I Razer su... Adesso cosa pensate... Aia, cosa pensate di fare?
amici miei. Intanto vediamo cosa offre questa pillola. Sì, è un po' disorienta. Puberty, va bene. Puberty. E già che ci sono, perché non affrontare un secondo boss? Wow, nice. Bello il fatto che ora non dobbiamo neanche più preoccuparci di mosche. I prossimi saranno ragni, molto probabile. Ok, it's time to mask of infamy. I'm gonna kill you and kill you. Ok, sì, la nostra velocità fa un po' schifo. È la cosa secondo me da migliorare in questo momento, perché per il resto siamo messi bene. Oh, bello il lag. Guarda come lag. Guarda che lag. Non se l'aspettava. Ok. E sei dead. Ok, HP up più luck. Very good. Prossimo piano, Oh the Sun. Very nice. Dove ci porta adesso? Corpse, ok. Cioè, womb. Tecnicamente è corpse, però vabbè. Che brutta stanza. Vabbè. Aspettiamo che si dividino un po' e poi vado all'azione con The Sun. Vai The Sun. Oh, ok, qua c'è solo una boss room. Va bene. Questa immagino forse sarà tipo solo Mother, non ci sono neanche item room. Shoop da Whoop ti userò. Però prima Red Key, ok. Va bene, lo uso su di loro. Avrei voluto su dei ragni, ma va bene così. Oh, grande. Grande coso. Ah, yes, io con i nomi. Una cosa sola. Very nice. Tu continua a laggare, amico mio. Il lag è estremamente potente. Crawl space. Doppio letto poi inoltre, molto figo. Very nice. Ok, va bene, la cap range down. Oh, ciao piccolo, piccolo amico. Cosa mi offrirai di bello? Un bel qualcosa? Beh, già dare carte non è male. HP up va bene, lovers, devil 30 volte. Ok. Andiamo qua, va bene. Comunque questo The Sun, meno male che ha fatto vedere qualcosa, però strano che non abbia mostrato tutto. Magari non le stanze con Red Key, ora che ci penso. E che culo. Oh, anche qui che culo. Ok, poteva funzionare solo uno, ma va bene così. Sono, non mi lamento sicuramente. Immunità ad esplosioni, anche questo ci aiuta. Ok, si vede che stiamo quasi raggiungendo corpse, perché... Ah, ok, non era mia intenzione. Amen. Subito un dannetto. Un dannetto nanetto. Bello il lag, amico. Tu dove credi di andare? Testa d'uovo. Ok, questo è... The boss final. The final boss. Onestamente direi di affrontarlo subito. Sì. Let's go. Allora, innanzitutto usiamo questo. Poi usiamo questo. Poi subiamo danno perché fa parte della mia strategia. E ora divertiamoci nel vederla laggare innanzitutto. Ok, mi devo... No, ok, come ho detto. Pensavo facesse qualcosa. Invece stava lì impantanata. Very nice. Ok, il lag potrà dare un po' di problemi. Ok, giusto. Ok, giustissimo. Ah, il lag non te l'ha fatto prendere la palla. Lol. Ok, prossima fase.
GG. Ci siamo quasi. È un po' tardi, un po' presto per dire GG. Ma direi che siamo messi almeno bene. Questo poco ma sicuro. Ok, it's time to girare. Challenge interessante. Se dovesse esistere un tainted Jacob, probabilmente sarebbe così. Aia. Ok, mi stai facendo un po' male, devo essere sincero. Questi colpi sono un po' difficili da evitare, soprattutto non sapendo esattamente dove si trova l'hitbox per via di testa rotante. Grazie mille comunque per Pretty Flies, che probabilmente mi stanno bloccando un sacco dei colpi che ho subito. Ah, è un sacco di salute, fatelo dire, signora Mother. Ok. Help. Aia. E quanta salute hai? Solo per curiosità, pura curiosità, non perché mi sto iniziando a preoccupare. Quanta salute ha? Potresti poi anche fare tipo quello dove fai le cariche, che quello è meno preoccupante, oppure puoi anche morire. Wow. The Hermit. Che challenge. Meno male. Siamo riusciti a fare anche Redemption. Molto bene. Direi quindi che per questa challenge, questo video è tutto. Prossimo episodio probabilmente andrò per qualche tainted da sbloccare. Non so cosa mi direte voi poi sotto nei commenti dei video precedenti, perché sto registrando un sacco di video di fila. Però non è che ci siano molte altre opzioni come personaggi da sbloccare, quindi boh, vedremo. Quindi direi che per questo video è tutto, quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, passate in descrizione per Discord e Twitter, Discord dove parliamo anche insieme, sempre divertente. E niente, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto salato e ciao!